Fiducia verso la prima trasferta di campionato, domenica prossima a Rotonda, consapevolezza di aver ottenuto all'esordio in serie di un pareggio da non disprezzare lo 0-0 casalingo contro la Palmese di domenica scorsa. Al Gravina, nonostante la presenza in organico di elementi di enorme spessore per la categoria, in primis Lorenzo Longo a centrocampo e Domenico Santoro in attacco, non si fanno voli con la fantasia, almeno per il momento. Globalmente sono contento della squadra, e siamo sulla strada giusta, sappiamo che c'è da soffrire e se non ci mettiamo tutti quanti con la testa giusta che dobbiamo soffrire per ottenere questa salvezza, siamo noi presuntuosi. Questa squadra si deve salvare, mettetevelo in testa, si deve salvare, deve lottare con il coltello tra i denti per ottenere questo risultato. I voli pindarici lasciamoli agli altri, non vanno per noi. Sventolano diverse bandiere nello spogliatoio del Gravina insieme a quella italiana, dal Brasile all'Argentina, dalla Spagna alla Romania, passando per la Polonia. Moscelli ha pescato molto durante questa estate dal mercato estero. Ora tocca al tecnico catalano far rendere tutti al meglio. Le prime sensazioni di sicuro sembrano essere incoraggianti. Poteva essere e può essere tuttora un problema questo di aver portato tanti stranieri che portano nuove culture, nuove abitudini, diverse lingue, però quello che è stato chiesto all'interno dello spogliatoio è di lavorare per eliminare questo problema, quindi per conoscersi dentro e fuori dal campo. Complimenti ai ragazzi stranieri e complimenti ai ragazzi italiani che stanno agevolando questo processo di conoscenza. C'è fiducia dunque in vista della trasferta di Rotonda, fischio d'inizio domenica previsto alle ore 15. Il Gravina vuole i primi gol della stagione e possibilmente la prima vittoria in campionato.